Ecco. Partiti con miope in vantaggio, seguita da Nonno Pofo e Montemagno di Era, all'esterno il grigio Odino d'Alfa. All'inizio della prima piegata, Nonno Pofo ottiene via libera dal compagno di Treni, che passi 200 metri in 14 e 9, confina all'esterno Odino d'Alfa, che è un Lorenzo Alessi che va subito all'esterno del nuovo battistrada. Nonno Pofo sembra poter correre al comando. 400 metri iniziali in 29,4 con Odino che è rimasto scoperto, rimane ai fianchi di Nonno Poffo. In terza posizione spettatrice interessata Niobe del Rongo con i due di testa che se le danno per i primi 600 metri che percorrono in 44,2. Poi in quarta posizione Montemagno di Erre a precedere tutto il gruppo in lunghissima fila indiana. I cavalli hanno percorso i primi 800 metri, ora Odino d'Alfa è retrocessa ai fianchi di Niobe del Ronco, poi Montemagno di Eri, Serie Obsession DVM e via via tutti gli altri. I cavalli vengono davanti alle tribune per il passaggio dopo 1 chilometro di corsa. Nonno Poffo in vantaggio, Odino d'Alfa al suo esterno, di dentro rimane Niobe del Ronco, mentre da fondo del gruppo Nicola Del Rosso muove Maion de Greppi. 1,15 scarso il primo chilometro. 900 metri alla conclusione con Odino che risupera Niobe del Ronco, si avvicina a Nonno Poffo e anticipando l'avanzata di Montemagno di Erre e Maion de Greppi in terza corsia ritorna all'attacco del battistrada. Nonno e Odino hanno preso vantaggio al resto del gruppo, dal quale cala Niobe del Ronco, superata da Montemagno di Erre e da 9 di Maion de Greppi. Con Odino che a 600 metri dalla conclusione passa su Nonno Pofo e cerca di prendere vantaggio alla muta degli insecure, tra i quali sembra scattare, e così è, Obsession DVM con Gustavo Matarazzo. Miglio, che Odino passa in 2-1, sta pigliando notevole vantaggio. Odino d'Afala, Enjoy Lavec di Maurizio Piva, affidata a Lorenzo Alessi. Percorre l'ultimo tratto della curva finale in grandissimo vantaggio, seguito da Nonno Pofo e Obsession DVM. Signori, non c'è più partita, non so cosa potrebbe succedere. Odino d'Alfa ha rotto gli indugi a traguardo lontano. Odino era di un'altra levatura tecnica e, nonostante l'opposizione di Nonno Pofo, viene a vincere facilissimo, regalando bel successo a Lorenzo Alessi nella volata per il secondo posto, il 10 di Malerbigi. Piega Obsession DVM e al quarto posto finisce Lobo Mau Mater. 1,15,6 per uno straordinario Odino d'Alfa, il training di Maurizio Pieve, i colori della The Show Must Go On e l'interprete di eccezioni Lorenzo Alessi. Rivediamo lo slow, la bella vittoria di Odino d'Alfa, il 7 al primo posto, al secondo posto il 10 di Malerbigi con Luigi Claudio Colombino, al terzo posto a completare la triplice il 6 di Obsession DVM con Gustavo Matarazzo. Poi il 5 di Lobo My Mother con